vedere il quaderno di italiano? La solita svitata si è di nuovo imbambolata. E te, Mattia, per l'ennesima volta vuoi una nota sul tuo bellissimo diario? Oggi, cari bambini, svolgeremo un tema. Ciascuno di voi, nel tema, racconterà che cosa desidera fare da grande e chi vorrà potrà leggere ad alta voce condividendolo con tutta la classe. Forza, prendete il quaderno, avete un'ora di tempo da questo momento. Stop, il tempo è scaduto, posate le penne, grazie. Chi è che vuole leggere il proprio tema alla classe? Viola? Benissimo. Sì. Appoggi i piedi e inizia a leggere, grazie. Io non so cosa farò da grande, ma sicuramente sarò una cosa super bella. Vorrei viaggiare fino al centro della Terra e scoprire nuove specie di animali, oppure salpare i mari alla ricerca dell'isola del tesoro. Oppure imparare incantesimi e diventare una potentissima strega. Sei già brutta come una strega, è un bel passo avanti. Mattia, consegnami subito il diario, ora sì che la nota te la meriti. Ehi, sicuro nei corridoi? Ma non dovevi essere in classe? Mi scusi. Perché sei arrabbiata? Non sono arrabbiata. Ah, vabbè, non sei arrabbiata. Se te non sei arrabbiata, io mi sto allenando per la maratona di New York. Vabbè, è tutta colpa di questo. Questo? Che cos'è? Il mio tema. Posso leggerlo? Certo, anzi, se vuoi te lo regalo pure. Grazie. Tanto lo leggo. Torna in classe, per favore, ok? Mm-hmm. Buona giornata. Grazie anche a te. I tuoi biscotti? Elementare, Watson. Il ladro ha rubato i miei biscotti quando il mio zaino era incustodito, mentre io stavo parlando con Sir Richard. L'unico sospettato è Mattia Moriarty, mio acerrimo nemico. Non fa altro che torturare. Strega! Stregaccia! Ma oltre a essere matta, sei anche sorda! Io non ti parlo con te, Mr. Moriarty. Come stavo dicendo, tu lui perché poteva... Sta a posto? Sta a posto, Viola? Qualche problema, Mattia? No, maestro. Andiamo, lasciare le mostrazioni. Grazie, maestro. Qualcuno mi ha rubato la merenda e stavo indagando su chi potesse essere stato. Qualche sospetto, Sherlock? Ma in realtà ho già trovato il colpevole. Penso che sia stato Mattia. Mi dà il tormento dalla prima. Adesso avrai fame sicuramente. Grazie! Sai che ho letto il tuo tema? Penserei che sono stramba? Stramba? Per cosa? Perché stai cercando l'isola del tesoro? O perché magari stai ricercando nuove specie animali? Sai che c'ho anche un sogno? Quale? Il mio sogno è quello di andare sulla luna con la mia macchina e tornare indietro. Sicuramente laggiù troverai un bel posto. Oh cavolo, sono nei guai! Ma chi c'hai? Ma sei in ritardo? Quale maestra c'hai adesso? Ma in realtà adesso vorrei arte con te. Arte, allora dai, che siamo in ritardo tutti e due. Poi scappiamo via. Dove eravate? È 10 minuti che sto aspettando. Abbi pazienza, scusami tanto. Mi dire niente. Allora, mi scusi. Finito, sono 15 minuti che sto aspettando, non ti posso coprire sempre. Ero con Viola, giù in cortile, aveva bisogno di parlare un po'. E per Mattia, immagino, sì. Lo so, non gli dà pace. Prego. Buongiorno, buongiorno bambini. Buongiorno maestro. Buongiorno, allora, grande notizia. La prossima settimana, quelli più bravi ovviamente, andranno all'acquario con la maestra Stefania. Benissimo, adesso iniziamo il lavoro. Prendete un bel foglio bianco nuovo e disegniamo.
vorrei che ognuno di voi disegnasse una giornata quotidiana giù in cortile qui a scuola. Avete un'ora di tempo e niente, quindi buon lavoro e vediamo un po' quello che viene fuori. Questo è il tuo disegno, Viola? Puoi spiegarmelo, per favore? Sono io spaventata in cortile. Sai, in cortile ci sono i draghi, ma li vedo soltanto io. Ho sbagliato qualcosa, maestro? No, Viola, non hai sbagliato assolutamente niente. L'arte è qualcosa di libero, non ti preoccupare. Che qualcuno non vuole andare a scuola. È vero, mamma, io non voglio andare a scuola perché ci sono i draghi. I draghi esistono, sono i libri che tu leggi. Non è vero, mamma, allora perché ho paura di andare a scuola? Perché sono loro che mi spaventano. Mamma, per favore, mi devi credere. Ehi, cos'è questa schifezza? Ehi, cos'è questa schifezza? Fuori, forza.
Riccardo, che succede? Quel viziato di Mattia, cioè dal tormento a Viola sempre, e anche quando non c'è si diverte ad umiliarla. È veramente preoccupante. A proposito, ma da quant'è che manca la bimba a scuola? Da una settimana. Una settimana? Sì, vedo che ci tiene molto a quella bimba. Beh, decisamente sì. È una sognatrice strana, una sognatrice come lo sono anch'io. E mi piace. A questo proposito potresti aiutarmi. Mi ha lasciato un bigliettino, te lo posso far vedere? Certo. Sir Richard, per l'esattezza. Mi scusi, Sir Richard, ma che ci fa qui? Questo è per te. Questo è per te. Scusi, ma continui a non capire. Vieni con me, andiamo a scuola a sconfiggere il drago che non ti fa entrare. Andiamo. Avanti! Ora il circo è completo. Viola, cos'è questa pagliacciata? Adesso lo capirai. Ragazzi, scusate, Viola deve dire qualcosa di molto importante. Soprattutto a te, Mattia, ascoltala. So di essere strana, quattro occhi e piccolina di statura. So che mi mangio le parole e che vivo in un mondo tutto mio. Ma non me ne devo fare una colpa se mi piace viaggiare e visitare mondi che non esistono e sognare di fare l'esploratrice. Voi mi potete pure prendere in giro, ma io non ho più paura di voi, perché so che non sono sola e che ho tanti amici che mi vogliono bene e che credono in me. Giornalmente mi aiuteranno a sconfiggere i draghi. Voi potete essere draghi o cavalieri, sta a voi scegliere. È vero, sei strana, quattro occhi e non si capisce nulla di quello che dici, ma sei la bambina più coraggiosa che abbia mai conosciuto. Tregua?